Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua tornati insieme al video della carriera allenatore con la Ternana. Siamo quindicesimi, in una situazione non bella perché siamo a meno veramente 8 punti dalla zona playoff, ma la situazione non è tragica. Nell'ultimo video abbiamo, come potete ben vedere al calendario, ve lo mostro. Abbiamo vinto con 1-0 contro il Cagliari, abbiamo perso 2-0 contro il Modena e abbiamo fatto anche delle partite precedenti, no? Lo sapete. Detto questo, ragazzi, nel video di oggi andremo a giocare tante tante partite. La prima contro il Parma, quella col Pisa non mi interessa, quindi non l'andrò a giocare. Quella contro il Genoa, quella contro l'Ascoli e quella contro il Como. Quindi andiamoci a giocare queste quattro partite, magari una delle quattro le andrò a simulare in non so che modo. Partiamo signori dalla prima, quella contro il Parma signori. Vediamo un po' cosa fare. Allora, a livello di formazione cosa potrei mettere? Allora, vabbè, chiaramente il nostro D'Angelo ce lo portiamo assolutamente in panca. Donnarumma non mi sta piacendo, ma tipo D'Angelo punta, quanto fa? Meno 3. Ok, ma se tipo ci mettiamo un altro tipo Falletti. No. Parti Pilo. Può anche andare bene. Vabbè, quelli belli no. Proviamo a vedere Parti Pilo punta e D'Angelo qui. Vediamo un po' se effettivamente questa cosa può funzionare. Siamo quasi sul rettangolo verde per Ternana Parma. Si parte ragazzi, non possiamo sbagliare. Attenzione a Palumbo. Palumbo, 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 Palumbo. Prova ad avanzare, Palumbo, Palumbo. C'è anche Falletti servito, Falletti per D'Angelo, D'Angelo, finta, D'Angelo. Conclusione, parata al portiere. Sarà calcio d'angolo. Falletti dalla bandierina. La palla messa dentro di Akite non ci arriva. Ci arriva però Raul Moro, che la dà ad Angelo. Attenzione ad Angelo, D'Angelo. D'Angelo fermato, cavolo, questo veramente. Se qua la parola per mia ira, 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 attenzione, mia ira, palla buona, rete, gol del Parma al 12° minuto, gol di Gustavo, 0-1 per la squadra romagnola. Vasquez per Gustavo. Che la dà a mia ira, buona avanzata, mia ira per Gustavo, Gustavo, bella palla in mezzo di Akite, un mulo, Koulibaly, 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 bella palla per D'Angelo, 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 D'Angelo per Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro, finta, Raul Moro, centrale, Buffon. Colpo di testa, bravo Partipiro, Partipiro, ve l'appoggio per D'Angelo, 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 la deve dare a Falletti, lo fa Falletti, conclusione Buffon, Buffon, sarà calcio d'angolo, Partipiro, cross per Palumbo, rimane lì, Raul Moro per Diakité, Diakité non tira, palla per Koulibaly, 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 bella la palla per il numero 6 che sbaglia il controllo. Allora avanza il Parma con Somme che la dà a Dennis Mann contro Capuano. Mann, 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 Capuano non lo riesce però a fermare. C'è ancora Mann, Diakite. Era Koulibaly per D'Angelo che sbaglia però. Anche la palla era sbagliata, Diakite. Attenzione qua, alla conclusione Capuano, intervento rischiosissimo, ma importantissimo. Azzi, grande palla per Partipiro, 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 Partipiro Buffon. La mette ancora in calcio d'angolo. Che fa un buon primo tempo contro il Parma, che è veramente però una squadra molto pericolosa. Voglio fare un cambio. Ovvero fuori Koulibaly, ci metto dentro Cassata. Andiamo, aspettate, con il secondo tempo di Ternana Parma. Speriamo di riuscire a fare un buon secondo tempo. Perché Tipiro, niente. Palumbo, buono il recupero. Zaman, Man, il tiro, palo, palo clamoroso.
Azzi. Ponzi. Cassata. Sbaglia però l'appoggio del prato. Del prato. Occhio qua. Al tiro Moro. Bravissimo. Il nostro Luca Moro. Che abbiamo prelevato dal Perugia in quest'estate. Il cross messo dentro. Ora ancora Moro. Ancora Moro. Calcio d'angolo per il Parma con Esteves. L'argentino la mette nel mucchio Moro. Terza parata consecutiva. Però ragazzi, dobbiamo fare qualcosa in più in questo secondo tempo. Abbiamo fatto un nulla cosmico. Palla messa dentro. Finalmente proviamo a liberare. No. Partipiro, bello il pallone recuperato. Partipiro, partipiro, c'è anche D'Angelo. Partipiro, lo serve D'Angelo. Dall'altra parte, palla troppo corta per Raul Moro, che comunque fa una gran cosa. Palla per Cassata, 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 sbaglia l'appoggio. Raul Moro allora, Raul Moro, Raul Moro non riesce però a penetrare bene in area di rigore. E allora il Parma con Mihaila, per Gustavo Capuano. Gran intervento. Poi Azzi sbaglia. Anche da Azzi un po' calato. Azzi, qua il tiro, rete 2-0. No, no, raga. Azzi veramente male ultimamente, non mi sta proprio piacendo. Devo metterlo tipo un po' più esterno. Ponzi non è un esterno, quindi metto tipo boh, Corrado. Non lo so. Al posto di Bartipeo ci metto Donnarumma e non lo so chi metto. Boh. Vabbè. Proviamo a ripartire dal 2-0, ma è veramente difficilissimo adesso recuperare la partita. Si riparte. Ternana 0, Parma 2. Peccato perché complessivamente la partita è stata buona, cioè, però il Parma ha meritato di vincere. Occhio qui, fallo di Azzi. Adesso siamo in confusione psicologica. Raul Moro, prova a recuperare, ci riesce. Raul Moro. Per Donnarumma, si gira, Donnarumma, finalmente, finalmente si sblocca Alfredo Donnarumma, che sì, abbiamo ceduto, però comunque ha fatto un gol molto molto importante. Sì, bravo Azzi qui. Falletti. Bello l'appoggio questo per Donnarumma, una buona idea. Donnarumma. C'è anche Palumbo, arriva Palumbo, aveva palla per Falletti, posizione regolare, Falletti, Falletti contro Buffon, 2-2, rete di Falletti, all'86esimo, la rimonta della Ternana, che fa 2-2, però occhio ai cali di concentrazione, sto gioco ormai lo capisco quando si fanno delle rimonte, se ne subiscono altre solitamente, occhio qua Corrado che sbaglia, Lenisman, man. Fermatelo, vi prego. Man. Bravo Moro. Bravissimo Moro. Che la dà subito a Corrado. Prima di ripartire. Moro. No. 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 Sei qui. Occhio. No. No. Man. Rete. No. Parata di Moro. Che fa un miracolo. Che fa un miracolo su Dennis Man. Che fa un miracolo. Esteves. Il cross messo dentro, Raul. Cioè Moro. Luca Moro finisce qui, Ternana 2, Parma 2, grande rimonta, però un punto, non sono 3 punti, però contro il Parma che è senz'altro una squadra molto più forte della nostra, anche fare un punto è un buon risultato contro questa squadra, che è molto esperta, c'è cioè dei buoni giocatori, quindi è un punto che da una parte mi fa rosicare, ma dall'altra parte sono contento. Bravo Donnarumma quando è entrato, partita contro il Pisa, che non mi interessa niente. È di Coppa Italia, ragazzi. Mettiamo buono, non so. Qui ad esempio facciamo giocare Krapikas. Avanti, ma mettiamo Cassata a centrocampo. Qui ci mettiamo parte. No, di tacchio lo mettiamo qui. Tipo lì mettiamo Favilli, che ha bisogno di minutaggio. Qua mi ci mette, vabbè, qui lo teniamo lui. Poi mettiamo senz'altro D'Angelo che deve fare minuti al posto a sto punto di Koulibaly. E mettiamo anche, boh, dai,
Questa è la formazione contro il Pisa di Coppa Italia. Simuliamo direttamente però da calendario. Quindi andiamo direttamente qui. E simuliamo e andiamo fino alla partita contro il Genoa. Partita che vi ho sto di fondamentale contro il Pisa. Vinciamo 4-3 rigori. Vabbè. Bene così. Però contro il Genoa di un'importanza vitale, nel vero senso della parola. Però il Genoa anche lì è molto avanti in classifica, cioè hanno 30, vabbè, 30 punti, dai, potrebbero essere raggiungibili. Allora, chiaramente cambiamo i giocatori, mettiamo Donnarumma, stavolta lo metto. Qui ci mettiamo Palumbo, qui ci mettiamo non D'Angelo, ma ci mettiamo Koulibaly. In difesa voglio mettere D'Angelo. Voglio metterlo, però dov'è? Lo sta. Eccolo. Poi Papetti ormai, ragazzi, non è più nei miei piani. Quindi credo di cederlo. Azzi in panchina. Gli metto al suo posto Celli. E vabbè, ragazzi, questa è la squadra partita contro il Genoa. Purtroppo non hanno recuperato tutti, però vabbè, che vuol dire? Partita troppo importante. Forza, Ternana. Ok signori, ci siamo. Siamo in campo per Genoa Ternana, signori. Si parte. Forza ovviamente la nostra cara Ternana. Gudmundsson. Gudmundsson. Attenzione qua. Attenzione. Ekuban Moro. Che parata. Che parata ha fatto Moro. Vi dovete alzare in piedi. Vi dovete alzare in piedi per sta parata, perché veramente merita un Oscar. Uno contro uno, Moro. Veramente fa una parata incredibile, eccezionale. Trovatevi voi gli aggettivi. Sia Badeli Moro. Badeli Moro. Che la dà a Ponsi. Ponsi rischia e sbaglia. Deve fare falla Gudmundsson. E si becca probabilmente il cartellino giallo. Ho spaccato Gudmundsson, non volevo. No, rosso. No, era fallo da dietro. C'era il cross, era fallo da dietro, mannaggia. Non lo so se è cambiato, sinceramente. D'Angelo, oh, si allunga. Era voilà. Diakité fa un grande intervento difensivo. E prima adesso di ripartire. Con proprio Diakité. Sbaglia però il passaggio. Gudmundsson. Gudmundsson. Occhio ancora Albert Gudmundsson, palla molto interessante gol. Tutto nato dal fallo di Ponsi. Ecco. Dal mio passaggio sbagliato. Peccato, ragazzi. Allora Koulibaly. Koulibaly. No, così maledetto. D'Angelo dovevi salire. Però c'è troppo spazio, vedete, c'è troppo spazio. Palla messa dentro, rete. 2-0. No, sono troppo più forti, ragazzi. Troppo più forti. Diakité, Diakité. Per Moro, 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 Moro. Il tiro di Moro, deviazione corner. Corner per la Ternana. Falletti. Il cross messo dentro! Ed un grandissimo gol della Ternana che accorcia le distanze e lo fa con D'Angelo, il nostro difensore messo titolare. Fa un grande gol su calcio d'angolo. Moro, Moro, stanchissimo. Moro, 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 Moro. Il tiro di Moro, Sirigu. La mette in calcio d'angolo. Ah, non c'è più Sirigu, scusate. Falletti. Cross messo dentro, niente. Giorgiello. Finisce qua il primo tempo di Genoa Ternana. Dominio Genoa per 30 minuti. Poi la Ternana si sveglia un attimo e trova il gol con D'Angelo. Donnarumma, D'Angelo, 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 D'Angelo. D'Angelo defilato sull'esterno, devo tirare. Proviamo Azziala, prima volta da Azziala. Fuori era un Moro che è distrutto. È distrutto. È veramente in condizioni, ragazzi, pietose. Palla buona per Gudmundsson. Gudmundsson va all'11, ancora lui Gudmundsson. Palla buona, buona per Ekuban!
Romaro, che parata ha fatto? Che parata ha fatto il nostro portierone? Deve essere chiamato in nazionale, Mancini. Riflettici, fa delle parature clamorose. Galdames per Ekuban. Ekuban grande palla per Sturaro. Sturaro, Sturaro, palla buona per Yeboah. Yeboah per Galdames. Galdames. Evasione, male lì, occhio di a chi ti sbaglia. Attenzione qua, palla dentro. In qualche modo rimane lì. Finisce qui. Genoa 2, Ternana 1. Perdiamo una partita che non dovevamo assolutamente perdere. Anche se è abbastanza comprensibile la sconfitta. Abbiamo giocato male. Abbiamo fatto 3 azioni nell'arco di 15 minuti, ma poi basta. Poi basta. Serve una sterzata a questa stagione perché così è veramente complicatissimo continuare. Assolutamente, siamo quindicesimi in classifica con 20 punti in 19 partite. Cioè, con questa media, cioè, a malapena ci salviamo. Quindi dobbiamo fare per forza di più. Tutti. Ok, allora, Ponzi espulso, Celli mi è piaciuto tanto, quindi rimetto lui sulla sinistra. Dov'è? Eccolo qui. Dov'è? Eccolo. A destra metto. Che cacchio metto, ragazzi? Corrado. A centrocampo confermo questi, però D'Angelo via, ci metto Partipiro, Donnarumma, Falletti e Raul Moro via perché non ce la fa più. Ci metto, non c'ho un'ala. Giusto per farvi capire in condizioni siamo. D'Angelo, proviamo D'Angelo d'ala. Ala. E qui in panchina ci metto Papetti, ma serviva poco a nulla. Metto Capuano al posto di D'Angelo, perché serve. Serve assolutamente. Quindi andiamo in campo contro l'Ascoli. Dov'è? Con l'Ascoli gioco. Oppure simulo, dipende quanto sono in classifica. Perché col Como gioco, senz'altro. Però contro l'Ascoli dipende quanto sono in classifica. Perché se sono messi bene, gioco assolutamente. Se sono messi male, potrei simulare. No, sono messi bene. Sono messi decisamente bene. Quindi proverò. Che vi devo dire? Giochiamo la partita, signori. Andiamo in campo contro l'Ascoli. Siamo in campo per Ascoli, Ternana, si parte. Falletti, 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 Falletti. Conclusione fermata in qualche modo da Botteghin. Botteghin, guarda. Koulibaly, 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 Koulibaly. Finta, Koulibaly, Koulibaly. Non così per Partipiro, no. Doveva essere per D'Angelo quella palla lì. Celli, Celli, Celli. Niente ragazzi, niente. Bravissimo Corrado. No, fallo. Anzi, qua palla molto interessante in mezzo. Rete. Gol dell'Ascoli. Al 28esimo, ragazzi, non riusciamo a uscire dalla crisi. Crisi totale per la Ternana. D'Angelo. Ma che protesta, allenatore, eh? Non è fallo quello. Ma qua la palla interessante per Dionisi. Dionisi atterrato. Rigore? No, punizione al limite. No, 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 questa no, no. Ma guarda, ormai non mi stupisco più perché sto gioco, ragazzi, è incredibile. Cioè. Mettiamo Papete al posto di Diakité per un po' di energie fresche. Perché anche Diakité, cioè, veramente non ce la fa più. Celli. Diciamo che è meglio perdere il difensore centrale che il terzino. Perché il difensore comunque c'è, almeno uno ce n'è. Il terzino non ce ne manco uno. Però ragazzi, stiamo continuando a sbagliare palloni. Palla molto interessante. Ma chi copre lì? Chi copre? Sa Ciciretti, Ciciretti. Palla dentro, rete. Rete. Gol di Dionisi. 2-0. Non so cosa dire. Nel senso, potenzialmente sta squadra è forte, però gli mancano proprio tu, guardate. Cioè loro non hanno sbagliato un passaggio. Poi vabbè, ci sta a perdere contro, boh, saranno i quarti, quinti della classifica. Però ragazzi, noi abbiamo fatto niente in tutta la partita, abbiamo fatto niente. Siamo proprio stanchi, ma si vede, siamo proprio stanchi.
Veramente Capuano espulso e non so chi mettere perché Raul Moro farà schifo, immagino. Provo a mettere D'Angelo, non lo so, D'Angelo al posto di Palumbo, che anche lui sta giocando male. Quindi proviamo a togliere un centrocampista perché sennò qui ne prendiamo 100. E la squadra è proprio cotta. Raul Moro non ce la fa, è troppo stanco, quindi proviamo. Occhio, 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 occhio. Occhio Moro! Gnaure! Madonna ragazzi, che roba, Falletti, atterrato Gnaure. Attenzione qua, il vantaggio per l'Ascoli che veramente gioca troppo bene. Alto, ma ci stanno facendo pure il terzo. Pure il terzo ragazzi. E non è la prima volta, questo è molto preoccupante. Papetti, Donnarumma. Donnarumma prova a sganciarsi. Ce la fa. Se qua il tacco in qualche modo la palla passa. Parti Pirlo per Falletti. Falletti, Falletti, Falletti. Palla buona in mezzo, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno qui. Intanto ho rischiato il rosso con Falletti. Sono un pazzo. Se fa Koulibaly, Koulibaly, Koulibaly sbaglia, però non passa. Però ragazzi abbiamo pure sfortuna, cioè non c'è niente. Gnaoré, Gnaoré, fermatelo, quel mostro sacro che sembra Pogba, attenzione al tiro. Moro, poi Papetti. Per Falletti. Tacco, in qualche modo Koulibaly, parti Pirlo, parti Pirlo, parti Pirlo. Parti Pirlo. Palla buona questa, cara un po' la testa. Quindi dal punto di vista dell'energia fisica non c'è. Cioè facciamo veramente fatica. Se qua il tiro rete. Ah. Cioè, preferivo non farlo sto gol. Mancavano 2 minuti. Preferivo non farlo. Ma servirà poco a nulla probabilmente. Proviamo a fermarlo, ma non è fallo. Qui. Cioè, vedete, ragazzi, non ci sono gli attributi. Cioè, non c'è niente. Guardate, guardate. Passa una facilità disarmante. Veramente poi finita. Finita. Ascoli 2, Ternana 1. Veramente non siamo da playoff, anzi, veramente stiamo giocando con una squadra veramente. Ho sbagliato delle scelte sul mercato e sono il primo ad ammetterlo. Però ragazzi, c'è proprio un qualcosa che non va, cioè manca veramente troppa roba, troppa, troppa roba. Cioè, anche c'è tutto, ragazzi, non c'è niente, cioè ci sono troppe cose che veramente non vanno. Troppi problemi. Contro il Como forse la cosa migliore sarebbe provare a simulare. Non ho idea. Sinceramente non ne ho idea. Però effettivamente potrebbe essere una buona idea. Io simulo, ovviamente non in maniera definitiva. Ci mancherebbe altro, però secondo me ci farebbe bene. Allora, Raul Moro è recuperato? Sì, ok. D'Angelo in panchina, Capuano viene sostituito da Boy, più forte Mantovani, non lo so poi, non lo so veramente. Ponsi ritorna titolarissimo al posto di Celli, che però se ne va in panchina al posto di Tacchio. Detto questo, andiamo a simulare in maniera interattiva, perché giocare in momenti clou non è assolutamente una buona cosa, quindi andiamo a simulare in maniera interattiva con questa partita contro il Como. Signori, scendo in campo. Stiamo soffrendo. E quindi ora scendiamo in campo, ragazzi. Se qua il cross interessante messo dentro. Donnarumma. Falletti. Per Palumbo. Palumbo. Oh, ma non era riferito. Non era verso di lui. Mannaggia. Fabregas. Bellemo. La dà bene a Mancuso. Bellemo. Che la dà a Iovine. Da Riva. Da Riva. Da Riva. Da Riva. Bella palla il tiro rete. Non devo scendere in campo mi sa. 0-1. Crisi nera. Crisi nera e non c'è un varco veramente riuscita sembra. Cioè, i giocatori sembrano ubriacati in maniera negativa. Non so, veramente. Passaggi sbagliati a volontà. Cioè,
E praticamente non c'è un giocatore che si salva, manco Dungeon in queste ultime tre partite. Se qua parti Piro. Parti Piro. Bella palla per Donnarumma. 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 Destro rete. 1-1. 1-1 45esimo. Forza, forza, forza. 1-1. Gol di Alfredo Donnarumma che mette fine a questo primo tempo. Ternana 1. Como 1. È senz'altro molto importante vincere, su questo credo che ci siano ben pochi dubbi. Meno male ragazzi, benedetta sia una sosta. Una sosta quella dove si fa mercato e dove già avremo un nuovo innesto. Ma qui... Madò ragazzi, fuori. Occhio qui a Cherry numero. Cherry. Sei qui, palla dentro Moro. La metti in calcio d'angolo. Giocatore per giocatore, fateci caso. Se va, bell'emo. Attenzione qua. Occhio al tiro, Moro. Calcio d'angolo. Forse Moro è l'unico che si è salvato di sto disastro. Attenzione qua, il cross messo dentro Palumbo. Che anche se vincessimo qui, non sarebbe certo una via d'uscita. Anzi. Qua Parigini, Parigini per Mancuso, Mancuso, ripale per Cutrone, Cutrone, Mancuso rete 2-1. Cambi, cambi, proviamo. La vedo ben dura. Moro, ragazzi, non lo vedo mai. D'Angelo al posto di Palumbo. Prende dentro Azzi Alava. Al posto di Raul Moro, vediamo un po'. Si riparte. 2-1 per il Como, gol di Vittorio Parigini. Madò, meno male l'abbiamo dato via, sotto Cristo. Baselli. Partipilo, Donnarumma, grande palla per Paolo Azzi. Azzi, Azzi! 2-2, rete di Paolo Azzi appena entrato. La panchina forse gli ha fatto bene. 2-2. Al 78esimo Paolo Azzi nella maniera più semplice possibile. Bravo Azzi qui a recuperare il pallone. Ok, di Akite. Parola per Azzi. Azzi non la lasciate in campo, dai, per Cuso. Mancuso per Cutrone. Cutrone. Ah, ancora Cutrone. Cutrone dall'altra parte. Occhio al tiro Moro. Moro, dobbiamo fare uno stato a sto portiere, veramente. Una statua perché veramente si merita solo applausi. Se qua Baselli. Il cross d'Angelo. Rimpallo a sfavore. Rigore. Non ci credo. Spaccato un giocatore. Rigore. Rigore. Qua ragazzi sfiga. Rimpallo contro e per fermarlo. Devo fare per forza. Baselli, ti prego Moro. Ti prego Moro! Ti prego Moro! Che l'ha parato! L'ha parato Moro! L'ha parato! Sembrava calcio d'angolo, colpo di testa sulla linea. Attenzione qua al tiro, Moro, ragazzi, voi non mi fate arrivare vivo. Non mi fate arrivare vivo. Baselli, cross d'Angelo. La libera. Attenzione qua al Como. Liberiamo, liberiamo, liberiamo. Da no! No. È un'ingiustizia, ragazzi. Forse potevo darla prima, ma non sarebbe cambiato niente. Parliamo dove il Como domina. Il Como domina, meritava i 3 punti. Però noi, grazie a 2 tiri, abbiamo fatto 2 gol. Pareggio, ragazzi, che non mi dà certo gioia. Però quantomeno un punto, sai, no? Se lì... È un po' che ci offrono qui. Ah, Liam Beom. Sai più che accetto sto scambio? Proviamo a guadagnarci un attimo. Però proviamo a guadagnarci solo un po' più di soldi perché sto giovane qui sembra molto molto interessante. Non è guadagnarci 311.000. 61.000, va bene, dai, va bene. Va bene, ragazzi. Va bene. Trattiamo, ragazzi. Trattiamo. Ok. Preso Liam Beom. E abbiamo dato via il nostro
Crapicasco ormai non serviva praticamente a niente. Ok, allora arriviamo solamente a gennaio, così Sisè viene da noi, Donnarumma va via, insomma un po' di avvenimenti per forzarla così, quindi. Allora, Cassani chiamato. Porca miseria, vabbè. Non era un elemento fondamentale, però. Favelli richiamato. Sisè, eccolo qui, 70 di overall, però Sisè ha 87 di velocità, che cambia veramente tanto, tanto, tanto. Capuano è molto scontento. Avevano troppi giocatori in prestito, questo lo sappiamo, però, insomma. Dal vivai, vediamo un po' se c'è qualcuno. Vediamo un po' se qualcosa c'è. No, non c'è niente praticamente. Sì, c'è quel portiere lì, ma poco ce ne facciamo. Cosa possiamo fare? Prendo nel lab mercato un attimo, perché voglio prendere un centrocampista, visto che è andato via Coso. Niente questo, allora proviamo. Vorrei fare un tentativo per Bernabé, ma credo che sia difficilissimo portarlo qui a Terni. Vediamo, dal Parma, giocatore impressionante. Quindi vediamo un po' se gli offriamo niente Capuano. No, non lo posso più offrire. No, non c'è. Vabbè, potrei offrirgli i Papetti, dai. Sì, offriamo un Papetti a questo punto. Però ci serve un centrocampista. Oppure un centrocampista c'è. D'Angelo, Di Tacchio. Però Di Tacchio mi mandano a quel paese. Proviamo uno che posso dare, però non c'è qui. Di Tacchio non lo so, più un milione, però mi mandano a quel paese. E infatti, ragazzi, veramente quasi imprendibile Bernabé. Vediamo un po' se c'era un altro centrocampista. Ma no, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, a sto punto direi. Ciao, ragazzi.